Una folla che il cimitero di Chiesina Uzzanese ha fatto fatica a contenere ha dato l'ultimo saluto a Chiara Galligani. 46 anni, appassionata della montagna, ha perso la vita in un tragico incidente domenica scorsa su Monte Spallone del Sagro, sulle Aguane. Centinaia di persone, in tanti, arrivati anche dalla Lucchesia, dove lei lavorava ed era molto conosciuta, e che hanno incrociato la propria esistenza con la sua. Tra loro anche il sindaco di Chiesina, Fabio Berti, tutti stretti intorno alla famiglia. Oggi la nostra comunità piange una ragazza fantastica, una mamma apprensiva, amica di tanta gente, si dedicava anche al volontariato. Infatti con lei abbiamo fatto dei progetti con i ragazzi disabili, perché era molto brava nel disegno, nell'arte, e quindi l'aveva avviati anche a questi percorsi, a questi laboratori. L'abbiamo fatto per qualche anno, poi il Covid ha chiuso un po' tutte queste attività collaterali, però aveva ritrovato nella montagna, negli spazi, nella sua forse anche intimità, la voglia di continuare a sviluppare quella sua genialità, con la sua fattoria, con la voglia di portare avanti l'hobby del babbo. Quindi, che devo dire, una ragazza solare che ci mancherà un po' a tutti, ma speriamo che dove è andata abbia ritrovato il babbo e ci guidi con la sua serenità e la voglia di vivere.